Dalla Calabria abbiamo un grande artista, Cesare Berlingeri. Benvenuto, maestro. Buonasera a te e al tuo pubblico. Grazie. Partiamo subito con una scheda introduttiva al maestro. Nel secolo scorso la sperimentazione nell'arte ha cercato di sovvertire quanto era stato proposto a livello di pittura, scultura e installazioni. Lucio Fontana aprì l'era spaziale con buchi e tagli atti a esplorare una nuova dimensione artistica, ossia uscire dai canonici confini per aprirsi a nuove forme espressive. Enrico Castellani e Agostino Buonalumi, per esempio, crearono estroflessioni atte ad aumentare il volume dell'opera nello spazio. Ecco a noi Cesare Berlingeri. Partendo da una visione poetica, scopre invece la possibilità di piegare la tela creando con il colore forme artistiche nell'ambiente. Le sue note piegature o corpi colori determinano un volume pittorico atto a narrare nuove percezioni dimensionali nella contemporaneità. Pur rimanendo fedele al concetto tradizionale di opera, le sue creazioni si liberano in liriche e oniriche atmosfere dal sapore mediterraneo. Tutto nacque dal teatro, nel momento in cui una scenografia, ossia un cielo stellato, si racchiuse in fronte a te. Da lì i corpi colori, le piegature e tutto il tuo mondo artistico. Sai, io negli anni 70 ero a Roma e il mio lavoro consisteva in delle tele di lino leggere, piegate su se stesse, che creavano un mondo di luce e un'atmosfera di impalpabilità. Anni dopo ebbi l'occasione di fare un'opera lirica, La Lucia di Lammermoor. In quest'opera io ho creato due o tre scene, ma c'era una in particolare che era la scena della follia di Lucia. A questo punto io ho creato un grandissimo fondale panorama che pigliava tutto il teatro e a terra avevo messo una serie di sabbie in lontananza, come se fosse un deserto, dove non c'erano appigli o possibilità di misurare lo spazio. E questo, secondo me, poteva portare alla follia. E questa scena, io capitai per caso alla fine dello spettacolo e vidi due macchinisti che scendevano questo grande fondale, questo telo, e fu come se calasse la volta celeste. E i due macchinisti incominciarono da una parte uno dall'altra a piegare questo cielo. Ogni piega diventava un colpo allo stomaco, una visione diversa dello spazio. Cioè, sembrava che questi due uomini piegassero veramente il cielo. Da lì ebbe l'intuizione, forse, di come dipingere un cielo e portarlo in un fagotto di memoria che sembrava da potersi portare in una valigia e spedirlo ovunque o portarlo ovunque. Questa cosa chiaramente mi fece venire una serie di immagini incredibili. Una delle immagini più vive era quella dei nomadi che vanno in un deserto, in un luogo della transumanza, fanno mangiare le loro bestie. Quando finisce questo, raccolgono le vettovaglie e vanno in un altro luogo. Ma tutto questo comprendeva una serie di cose incredibili. Quando finisce questo, raccolgono le vettovaglie e vanno in un altro luogo. Ma tutto questo comprendeva una serie di cose incredibili, come che non è vero che nel raccogliere le loro vettovaglie raccoglievano solamente
la loro vettovaglia, raccoglievano la memoria, le esperienze, le malattie, i dolori, tutto quello che hanno passato nel periodo in cui stavano fermi. E la cosa mi diventò, mi si illuminò nella mente la possibilità di non fare solamente la pittura come oggetto quadro, ma la pittura quasi come memoria, memoria di immagini passate, che non me ne fregava niente se un altro non li vede o il fruitore non li vede. Io li chiudevo all'interno di uno spazio che veniva avvolto, per cui diventavano scrigni di memoria. E così poi ci fu una frase di Arturo Parisi che mi diede chiarezza di questo pensiero, che era: l'arte nasce per caso o per miracolo. E l'arte veramente nasce per caso o per miracolo, perché un input, un'intuizione. Sai, Rilke diceva che è un colpo di vento, che è nulla. L'arte è un momento. Per cui vedi, questo viaggio continuò negli anni e si approfondiva sempre di più. Le mie piegature diventavano sempre più corpo colore, più volume. E alla fine feci questa grande mossa alla Fondazione Modium di Milano, che era la notte piegata. E da lì continuò il mio percorso, che non è solamente il percorso di piegare le cose. A me non me ne frega niente di piegare le cose. A me mi interessa che nella piega c'è il mio tempo, c'è la mia storia, la mia vita, i miei pensieri. Per cui nel momento o nel tempo in cui io faccio un'opera passano mille visioni nella mente, cieli infiniti, universi, deserti. E là dentro non ci stanno solo le pitture fatte in termini di mestiere, di tecnica, ci sta un pensiero. E vedi, Leopardi ha detto che ha visto l'infinito perché c'era la siepe. E solo se c'è una siepe davanti tu puoi vedere l'infinito. Il visibile ti dà la possibilità di vedere l'invisibile. Chiaramente sì, anzi tu da un punto di vista con le piegature giochi nello spazio, però questo è anche uno spazio sia fisico ma anche psicologico. E poi con il colore raffiguri, determini mondi diversi, tonalità calde, tonalità fredde, determinano sempre delle percezioni indefinite. Come del resto dici anche tu su noi critici, ognuno ha una percezione e una sensibilità diversa che poi si raffronta sempre in un unicum all'interno del tuo mondo artistico. Sì, perfetto. Guarda, riguardo il colore, chiaramente che il mio lavoro va verso la supremazia del colore. In assoluto ti dico, ma vedi, la cosa importante è che certe volte è il volume, è l'involucro che ti chiede una tonalità di un giallo, di un rosso, di un blu, come se fosse un'entità fisica vera che io sento, che la mia entità, perché sono io il pittore, sono io il creatore di quella cosa. Sono io, diciamo, il padre di quella cosa, per cui decido io quale colore mettere. Ma è lui che me lo chiede, è l'intuizione, la possibilità che l'uomo di fronte alle cose, no? Le cose ti interrogano, ti parlano. E per me il colore ha questa grande possibilità. Sai, diceva Marguerite Yourcenar che il colore è la possibilità dell'anima. Il colore ha una tale dignità. Ma tu pensa a un mondo senza colore, un mondo
grigio. Sarebbe un mondo assurdo. E gli artisti hanno una grande facoltà, lo diceva Picasso, non lo dico io, quello di utilizzare tre colori, ma messo al posto giusto sembra un universo di colore. Guarda Matisse, lui costruisce la danza, un quadro di 4 metri per 2,50, con tre colori, un verde, un rosa e un blu. È una sinfonia degli dèi, perché la possibilità di estrapolare, di estrarre, l'arte è il meno e più. In arte il meno e più. Il nero è la prima traccia che l'uomo segna con un carbone su all'interno di una caverna come Lescaut, o per terra crea un segno, una traccia, una misura. Cioè il nero è qualcosa che incide il segno, cioè noi conosciamo il segno attraverso il nero. Tu quando scrivi fai dei segni con una penna che ha un colore scuro per poterlo segnare, poterlo vedere. Noi siamo una società molto vicina al colore. Perché? Perché tutto quello che sta dietro di noi, che può essere la comunicazione video, la comunicazione televisiva, diventa colore, perché il colore è ammaliante. Però io non l'ho mai visto in questi termini. Sai come vedo il colore? Lo vedo come il rosso di un fiore, lo vedo come il giallo di un fiore. Sai, un artista che mi ha sempre affascinato, si chiama Leib, che è uno che utilizza il nettare dei fiori costruendo delle superfici. Lo vedo come il giallo di un fiore. Sai, un artista che mi ha sempre affascinato, si chiama Leib, che è uno che utilizza il nettare dei fiori costruendo delle superfici sul pavimento di una luce immensa che sembra che il sole sia acceso giù. Io vidi questo Mino 40 anni fa alla Biennale di Venezia, con un setaccio da te, fare questo lavoro immenso. Ho la pietra di latte dove un metro quadrato di marmo bianco viene scolpito un millimetro e buttato giù il latte, e tu non sai quando tutto diventa a livello qual è la pietra e qual è il latte. Per me questa è la magia dell'arte. La magia dell'arte non è solamente fare figure, fare cose retoriche che non servono all'uomo. All'uomo serve qualcosa che è diverso da quello che vede. E quando io faccio le mie piegature, non rappresento nulla. Rappresento un momento della mia vita, del mio tempo. Tutto qua. Concludiamo l'intervista andando verso il futuro. Tu mi hai anticipato e mi hai detto i giorni scorsi, Alain, sto pensando di approcciarmi a un nuovo pensiero, sempre con il colore, però molto più spirituale. Siamo su questa linea? Guarda, Alan, mesi fa io ho fatto una grande mostra retrospettiva al Museo delle Arti di Catanzaro, al Marca, dove ho occupato tutti i tre piani del Marca. Fu la prima volta, mi diceva il direttore, nei seminterrati ho messo solo le installazioni, sopra ho messo delle opere che diacolavano con questi artisti del 600 e del 700. Avevo già avuto un'esperienza prima al Museo Nazionale di Cosenza. Quando entrai in questi seminterrati, questa architettura splendida
con delle volte di mattoni. Meravigliosa, incominciai a posizionare i miei gruppi di opere. E lì avevo capito, intuito, come lo spazio circostante attraverso le opere diventava un momento, come tu hai detto, canonico, spirituale, un ambiente metafisico fatto delle mie cose, dei miei lavori con delle pieghe, a volte che diventava uno spazio altamente spirituale, dove il colore aveva un grande gioco, dove io personalmente ho avuto una grande pressione, sai, nei miei ricordi. Uno degli artisti che ho amato in gioventù, a parte i nostri grandi europei come Paul Klee, Kandinsky, Malevich, eccetera, fu a Roma una mostra degli americani negli anni 70. E vidi per la prima volta, l'ho visto nei libri di storia, per la prima volta vidi un quadro di Rottico, di Marco Rottico. Era un quadro giocato sulla tonalità delle terre, dei marroni, di una divinità sublime, che io mi inginocchiai per pregare, perché per me lì c'era rappresentato qualcosa di sacro, qualcosa di grande, che non basta mettere le figurine che pregano quello che si pesta il petto. Era un altro trasporto. Il colore, l'opera di un artista deve dare questa emozione, questa possibilità non di preghiera, di riflessione con se stessi. L'arte non ha voce, non è, vedi, l'urlo di Munch, non grida, apre la bocca, le ripole di soffre, quando si buca gli occhi, non grida, l'urlo è interiore. Noi abbiamo visto quest'urlo nel Padrino di Coppola, e Coppola non è l'ultimo arrivato, è un grande regista. Quando gli uccidono la figlia sugli scalini del Massimo di Palermo, lui non urla, lui apre la bocca e fa un urlo spaventoso nel silenzio. L'arte non ha voce, l'arte parla con una voce interiore, nel silenzio. Se lo sai ascoltare, sai. Una delle opere che mi ha impressionato nella vita, l'opera 433 di John Cage, dove il pianista apre il pianoforte, aspetta 4 minuti, lo chiudi, apre il pianoforte, aspetta 3 minuti e lo chiudi. Bellissima, tanto che la mamma di John Cage disse: amico, stavolta John ha esagerato, non è vero nulla. La musica, John Cage ci ha fatto capire che il silenzio non esiste. In quel momento tutti i rumori, i mugni del pubblico, tutto quello che accadeva intorno a questo era suono. Ecco, nel mio colore monocromo, tutto quello che sta attorno viene assorbito all'interno di questo viaggio di rosso, di blu, di giallo. Sei stato molto chiaro. Possiamo dire la metafisica psicologica del colore nell'arte tra la vita e la morte, riferendosi ovviamente a quel nobile rimando che hai fatto di Rothko, e quindi da lì poi si racchiude tutta l'energia che noi possiamo recepire, assimilare, fare propria e anche condividere. Ti ringrazio, Cesare, per questo tuo contributo.
È stata una bella conversazione, purtroppo abbiamo dei limiti di tempo. Grazie ancora, maestro. Ti ringrazio io, sono il pubblico che ci ha seguiti in questo momento di confessione di un artista nel suo studio.